Il ministro ha riferito che farà provvedimenti correttivi sicuramente prima del 16 settembre. E la proposta nostra è unica sola, quella di riaprire sala. Non se ne parla di andare in altri tribunali, anche campani. Con queste parole l'avvocato Angelo Paladino chiarisce quanto chiesto al guardasigilli Orlando ieri durante il convegno sul processo telematico a Salerno, occasione per tornare a fare battaglia sulla chiusura del tribunale di Sala Consilina e sgomberare il campo da dubbi a quanti pensano che il futuro per il foro salese sia quello di un'aggregazione in terra campana a Vallo della Lucania. Un'idea quest'ultima sorta, come riferisce Paladino, a seguito di alcune affermazioni del sindaco della cittadina cilentana, Antonio Aloia, che avrebbe sottolineato l'assurdità di un accorpamento extraregionale a Lago Negro. Non è andare via da Lago Negro per andare in un altro tribunale. Questo deve essere chiaro, chiarissimo, che qualcuno si sta mettendo in mezzo queste polemiche, si va via da Lago Negro, si va a Vallo. No, la battaglia è si riapre sala, punto. La situazione che noi abbiamo proposto al Ministro e che è stata sollevata ieri è di riaprire un immobile a sala di 6.600 metri quadrati che non può rimanere chiuso e di dare autonomia a Sala Consilina. Questa è la proposta, non ce ne sono altre. Che poi il sindaco di Vallo della Lucania dice alcune cose, a noi non interessa. A noi quello che ci interessa è riaprire l'autonomia di Sala Consilina. D'altra parte, ancora una volta, ieri sono state fatte notare al Ministro le contraddizioni dell'accorpamento a Lago Negro, contraddizioni talmente onerose che la speranza che venga ordinato un ritrasferimento di uffici e competenze a Sala Consilina è ancora viva, nonostante il costo e i tempi di tale nuovo spostamento non siano pochi. È l'ultima delle spese, noi abbiamo delle spese adesso a Lago Negro per tenere in piedi quelle tre baracche, che sono tre baracche, che è molto più gravoso che non di fare il trasferimento su Sala, perché a Sala abbiamo un solo stabile con una sola spesa, a Lago Negro sono minimo tre gli stabili aperti, tutti i giorni, quotidianamente, con tre centri di spesa. Quello che fra altre cose è messo male a Lago Negro, perché l'archivio è messo in un garage, l'archivio corrente, l'archivio storico non si sa dove è andato a finire, pare che sia una quarta struttura in un mattatoio comunale, quindi c'è anche un problema di sicurezza e di privacy.